say we're right out in the sticks, in the backwoods of the world. But nothing ever happens here, going nowhere. With our whistles and bells, we ain't got glitz or glamour, or a $1 billion friend. Noi siamo un gruppo e abbiamo fondato un giornalino che si chiama fiolidicarta.org. Facciamo parte di un centro di uno di Campi Salentina, l'Equile. Il giornalino non è solo cartaceo, no, ma è anche... Ultimamente stiamo proponendo il fatto dei castelli, stiamo andando in giro a visitare i castelli. Nel Salento, questi qua che ci stanno qua nel Salento, in Puglia. Bello. Ma insomma stiamo, diciamo, ritornando indietro, riscoprendo quelle vecchie generazioni, quello che c'era una volta. Stiamo facendo un viaggio a ritroso, no? Sì. Perché nell'altro numero abbiamo affrontato gli antichi mestieri. Bene. E questo che è il quarto numero. Ci ha affascinato tantissimo il fatto dei castelli, la loro storia, perché sono stati costruiti, no? E tutto la... Cosa servivano in passato? A cosa sì, servivano, stiamo no? Quindi la loro storia. Infatti il titolo come si chiama? Tra leggende e storia nei castelli della Puglia, del Salento, no? Sì. Sì. Però l'obiettivo principale del nostro percorso è quello di rendere i ragazzi autonomi, di interferire con persone all'esterno per un progetto, per l'obiettivo dell'integrazione, no? Perché la disabilità viene superata quando un ragazzo più si integra nel sociale, più abbandona tutte le sue, diciamo, fra virgolette, no? Disabilità. Perché la disabilità... Debolezze. Chiamiamola debolezze. Quindi Antonio, puoi continuare tu? Guarda, nella vita mi trovi preparato. Questa domanda. Dai. Come comincio io? Comincia tu. Ah, per le domande da fare. Se vuoi dire qualcosa... No, rispetto al progetto. Progetto. Allora, io principalmente, gli ho fatto pure un accenno, lo trovo molto rischioso espanderci a livello sociale. Perché magari quando sei messo in primo piano, sai, ci sono sempre le critiche, tutte situazioni un po' che per me fanno paura, per quanto riguarda me. Ma in parte, secondo me, perché comunque devi essere, secondo me, sereno, devi pensare che le persone comunque possono naturalmente osservare, possono naturalmente criticare, però tu devi essere convinto e sereno nel tuo modo di vivere la tua vita, no? Lo devi vivere con naturalezza, non con troppe domande. A volte le troppe domande danno troppe risposte, forse, che uno si mette solo confusione. Invece il fatto di poter vivere, secondo me, con naturalezza la propria vita e non preoccuparsi più di tanto, secondo me è la giusta alchimia, ecco, per poter vivere bene con gli altri. Seguivo il vostro consiglio. Roberto, cara. Allora Sebastiano, lui è un ragazzo che gioca nella squadra del Lecce, io. Testa nel pallone. E bella, sì. Quell'iniziativa che è stata fatta poi nella parte della squadra di Salentini. I Magnoni Salentini. Allora lui gioca nella... Che sei? Io gioco con il centro di Carmiano, centro igiene mentale di Carmiano, e siamo un gruppo con Galatina, Lecce, Carmiano, Copertino, siamo un gruppetto che ci riuniamo e formiamo una squadra e giochiamo ogni martedì, ci riuniamo e giochiamo a calcetto 8 e ci divertiamo. E poi facciamo le trasferte, come siamo stati a Trieste, siamo stati in Slovenia, siamo stati in Spagna, siamo stati in Austria, siamo stati a Barcellona, siamo stati a Messina,
lui si espande tanto e lui piace andare in giro. E quindi è bello questo, è bello perché comunque avere, secondo me, rapportarsi, avere a che fare anche con gente magari non per forza del posto, ma bensì che sia anche fuori da quelle che sono le nostre mura, no? Tra virgolette. Secondo me ti aiutano, ti allargano la visuale, ti fanno vedere la vita in maniera, secondo me, molto più, diciamo, aperta, no? Sia a livello mentale, a livello di confronto, a livello di rapportarsi poi con le persone, no? Con altre culture. Quindi secondo me è molto positiva. Sebastiano, quindi... il mio ruolo è centrocampo oppure difesa. Siamo ritornati al viaggio. Che con il mio peso che ho come attaccante non va tanto. Qual è il tuo ruolo? È centrocampista, difensore, però me la so cavare bene. Comunque tu hai detto. Se fai anche il centrocampista, evidentemente c'hai i piedi buoni. Sì, sì. E allora? Dici un po' pesantello, però i piedi sono buoni. Sì, i piedi sono buoni. Come giro pure sono buono. Ho fatto un gol, mi hanno premiato come miglior gol. Bello. Mi hanno dato la coppa. Quest'anno abbiamo fatto il secondo torneo internazionale al Memorial del dottore Vetrugno. Quello che morì, che iniziò a fare il fondatore di questa di questa cosa. Mamma mia, non mi dite che sono il fondatore. Bello. Allora, tu hai parlato di una cosa importante, perché noi come redazione, perché questo gruppo non è tutto, mancano tantissimi ragazzi. Come redazione tu hai parlato di una cosa importante, del viaggio. Noi abbiamo affrontato questo argomento per chi è stato presente nella discussione. Quando una persona viaggia, apre il proprio orizzonte della cultura d'altre culture, no? Quindi ritorna a casa con un sé diverso. E noi questo aspetto qua l'abbiamo proprio approfondito, e mi ha colpito quello che hai detto, perché casualmente ogni volta che noi andiamo fuori ed intervistiamo, che so, Luigi Priore abbiamo intervistato, ritorna sempre il famoso il tema del viaggio. Ma iniziamo con le domande. Ma anche questo io lo considero, l'incontro oggi con voi lo considero un viaggio di conoscenza, dove magari ci conosciamo, voi conoscete un po' meglio me e io conosco voi, quindi anche questo penso che sia un viaggio, anche se stiamo a Lecce, non ci siamo spostati tantissimo da casa, però lo considero un viaggio di conoscenza ed è importante sia in quello che uno trasmette, no? Io so, in questo momento sto trasmettendo qualcosa a voi e voi mi date qualcosa a me, quindi ci stiamo arricchendo tutte e due, ecco, sia la mia parte, la mia cultura, che spero la vostra, ecco, conoscendomi magari. Quindi magari... Allora Sebastiano, hai avuto più grinta da giocatore o allenare le varie squadre? Diciamo che da giocatore ho avuto maggiore esperienza e sicuramente l'aspetto motivazionale veniva molto fuori, no? La grinta, la determinazione, il confronto, il duello, veniva molto sul campo e quindi forse mi veniva meglio tirarlo fuori, anche perché a volte ci vuole un qualcosa in più che viene da dentro per superare gli ostacoli. E quindi ci mettevo del mio massimo e mettevo quella grinta che serviva. Da allenatore non ho avuto grandissime esperienze, però da allenatore posso dire soltanto che devi essere sempre molto lucido per poter dare le giuste indicazioni ai tuoi ragazzi, e quindi non ti devi far prendere troppo dall'enfasi, dalla grinta e via dicendo. Devi trasmettere giusti valori ai tuoi giocatori, devi trasmettere giuste indicazioni e devi essere lucido per dargli le giuste indicazioni, per trasmettere magari ai tuoi giocatori quello che effettivamente tu desideri, no? Da loro. Quindi diciamo che sotto questo punto di vista magari la grinta c'è sempre, però cerco di tenermela un po' dentro, ecco. Quando è nata la tua passione per il calcio? La mia passione per il calcio è nata da quando ero bimbo, da quando ero piccolissimo. Ho avuto sempre questo desiderio, un'attrazione, diciamo, verso questa sfera. L'ho sempre comunque coltivata questa passione da quando ero piccolissimo, e per me
anche quando sono arrivato ai massimi livelli l'ho sempre considerato come un gioco, mai come un lavoro, perché mi divertivo veramente tanto a fare il mio mestiere. Sì, sì, è una passione che ti nasce dentro e quasi che, tra virgolette, non ha un motivo specifico, non seguivo una linea, ma bensì mi veniva spontaneo, avevo un istinto, correre dietro questa palla. Sono partito così quando avevo 4-5 anni e piano piano è diventato un mestiere. È sempre stata una grandissima passione che mi divertivo con gli amici e poi piano piano sono venute fuori le mie qualità, ecco, quindi le ho scoperte anch'io, non pensavo di averle. Sì, un po' da solo la passione mi stimolava e gli altri mi riconoscevano questa bravura. E piano piano poi è diventato un lavoro, però non c'è stato mai qualcuno che in particolar modo mi ha spinto a fare un qualcosa. È stato tutto in maniera naturale, quindi ho seguito quello che era il mio istinto, il mio desiderio da bambino. Il mio gioco preferito era la palla e ho corso sempre dietro ad una palla. In masse di allenatore professionista di calcio, per te è stato faticoso oppure no? Ah, diciamo che è stato un ulteriore percorso di crescita. Ho deciso di, finita la mia attività agonistica, ho deciso di spostare, diciamo, la mia visione su come fare l'allenatore, ecco. E quindi ho iniziato a studiare naturalmente sui banchi di scuola, ho fatto i vari corsi e sono arrivato al master, che è il massimo livello. Però penso che non ho faticato tanto quanto poi dovrò faticare sul campo, che è la vera, secondo me, scuola di vita. Cioè stare sul campo e fare delle esperienze, secondo me, è molto più importante, tra virgolette, che magari stare dietro un banco e studiare, ma in maniera, si può dire, diciamo un po' poco, che ti allena poco a livello, diciamo, pratico. Molto teorico, ma a livello pratico secondo me bisogna fare tante esperienze. Tu che hai militato in tante squadre, dove ti sei trovato a tuo agio? Quale squadra? A Lecce. Bravo! Bravo! Raffaele a Lecce. A Lecce mi sono trovato benissimo, no, ma mi sono trovato bene dappertutto, devo essere sincero. È normale che il percorso mio più lungo è stata la Lazio, dove ho vissuto 6 anni, dove ho vinto delle coppe, ho avuto la possibilità di diventare capitano. Ci sono stati tanti aspetti che mi hanno legato a questa società, però in linea di massima mi sono trovato bene dappertutto, ecco. Fondamentalmente facevo il lavoro più bello del mondo per me e quindi dove capitava, l'importante è farlo, e mi ha dato sicuramente, sia Lecce che in altri posti, mi hanno dato tanto, perché ho avuto modo di scoprire culture nuove, posti nuovi, e quindi per me, al di là del calcio, è stato anche lo stile di vita delle persone, la quotidianità delle persone, che mi hanno dato tanto. Quindi ho vissuto poi nelle città dove ho giocato e ho avuto modo anche di socializzare. Vabbè, quindi, come dici tu, la Lazio forse ti ha dato più opportunità. Professionalmente parlando, la Lazio ha inciso tantissimo nella mia carriera. Per quanto riguarda una vita sociale, penso che dove sono stato, ecco, sono venuto fuori con un qualcosa in più, ecco. Mi ha arricchito comunque le conoscenze che ho fatto in giro. E avendo conosciuto da vicino la tifoseria leccese, no? Cosa hai pensato quando hai visto i disordini che sono accaduti allo stadio? E cioè quando il Lecce non è andato in Serie B. Da professionista rinnego queste cose, i disordini che a volte magari qualche pseudo tifoso fa allo stadio. Però, ecco, da tifoso di calcio mi dispiace tanto che il Lecce non sia andato in Serie B, perché aveva una grande bella squadra. Però lo sport insegna anche che bisogna accettare anche la sconfitta. C'è un duello, due avversari, e uno vuole prevalere su un altro.
però secondo me bisogna anche accettare, bisogna avere la maturità per accettare anche la sconfitta e capire magari dove si è sbagliati, ma senza secondo me andare oltre quello che è illecito, quindi creare disordini o creare problematiche di ordine pubblico. Quindi secondo me vivere lo sport e il contesto di quello che è la nostra attività, bisogna viverla nella maniera più genuina, divertirsi, sapere che c'è un confronto, un duello, ci sarà un vincitore e uno sconfitto, quindi nella maniera più naturale possibile, diciamo. Che differenza c'è tra vivere la partita in campo e cioè da giocatore e fuori dal campo, cioè da allenatore? Allora, fosse per me giocherei fino a 100 anni, giocherei sempre a pallone, quindi diciamo che vivere la vita da calciatore è il sogno che nasce da bambino, quindi viverla con grande passione. Da allenatore è trasmettere tra virgolette un po' il vissuto, quello che hai vissuto in precedenza, e un po' le mie conoscenze, quello che ho imparato ad esempio a Coverciano, quello che impari comunque con le esperienze. Quindi secondo me sono due modi diversi, due lenti, due visioni completamente diverse sul calcio, ecco. Quando hai giocato, ti è capitato contro la squadra della tua città, che emozione hai provato? Forte. Io abito in un paesino vicino a Reggio Calabria, quindi da piccolino vivevo la Regina come che è la squadra di Reggio Calabria, come la squadra comunque fantastica un giorno da arrivarci, ecco, perché tra virgolette da ragazzino, quanto piccolo potessi essere, però magari non ero, sentivo più la Regina, non sentivo più Milan, Inter, non c'era, diciamo, questo fascino verso altre squadre, vive più il contesto del paese, no? Della città vicina, e quindi ero molto affascinato e quando ci ho giocato contro, per me è stata una grandissima emozione, un po' come aprire un cassetto, tirare fuori quelle emozioni che vivevi da ragazzino, e giocarci contro sicuramente è stata una grandissima emozione. Ti sei mai trovato in difficoltà con i compagni di squadra? No, diciamo che uno si sceglie la moglie o il marito, giusto? Sì. Ma il compagno di squadra uno non se lo può scegliere, quindi quando ti capita, lo devi accettare per quello che è, quindi non ho mai avuto discussioni particolari. Quali sono stati i sacrifici più importanti per arrivare a questo punto della tua carriera? Quali sono stati i sacrifici più importanti? Ebbene, ce ne sono stati tanti, io sono andato via di casa che avevo 16 anni. Ero un ragazzino e sono andato a Parma, ho iniziato a fare, diciamo, ad addestrarmi per fare il calciatore, quindi in un settore giovanile. E lasciare la famiglia non è stato facile. E cambiare la scuola, cambiare gli amici dei miei giochi, no? Non è stato per niente semplice, quindi sono dovuto crescere in fretta e questo passaggio sicuramente ha comportato dei sacrifici. Però penso che alla fine, ecco, vedendo come è andata a finire, penso ne sia valsa la pena. Come si è trovato durante la sua permanenza nel Lecce e come si è trovato con i Salentini? Molto bene, molto bene. Al di là che del fatto... Si trovano tutti bene. Tutti bene. È perché c'è bella gente a Lecce, si mangia bene, c'è il sole, si sta bene a Lecce. C'è il mare, il Saletto si sta bene il Saletto, quindi. Perché hai scelto di fare l'allenatore? Da quanti anni lo fai? L'allenatore, diciamo che ormai sono 3 anni che da quando ho smesso di giocare, di fare l'attività agonistica, ho deciso di continuare, no? Il mio rapporto con il calcio, che è una passione che ho da quando sono bambino. E per me è un modo di trasmettere quelle che sono state le mie esperienze, le mie conoscenze, quello che ho imparato in tanti anni. Quindi è un modo per continuare forse a stringere ancora una volta, no? quel piacere di avere un rapporto con il mondo del calcio. I tuoi figli hanno la tua stessa passione per il calcio? Le mie due bimbe sono piccole e quindi naturalmente ancora dovranno crescere per capire bene magari cos'è il calcio, no? Però non lo so,
Se avranno il piacere di seguire le orme del padre, lo potranno fare tranquillamente. Allora, Patrizia, allora, quanto ti piace allenare i ragazzi? Molto. I ragazzi sono come, diciamo, un foglio bianco, no? Dove si può scrivere, tra virgolette, si può sperimentare quelle che sono le tue idee, le idee dell'allenatore. Quindi trasmettere qualcosa ad un ragazzino è qualcosa di speciale. È speciale nel senso che comunque i ragazzi hanno piacere di seguire magari un allenatore che sa che è stato un giocatore di un certo livello, quindi lo ascoltano, lo seguono. Quindi sicuramente per me è anche un altro modo diciamo, per sentirmi importante. Quindi mi ripaga. Il fatto di avere a che fare con dei ragazzi mi ripaga molto, mi fa molto piacere. Come se ritornassi adolescente. Sì, 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 infatti, anche perché i ragazzini comunque sono molto più puri, tra virgolette, rispetto agli adulti, no? E quindi già il fatto come ti guardano, come ti osservano, quindi è importante, sono delle spugne, hanno piacere, no? Di assorbono. Sì, 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 di ascoltare, hanno piacere di sentire, di ascoltare e di apprendere, ecco, quelli che sono i consigli che gli posso dare. Che emozioni ti hanno suscitato le tue vittorie nelle coppe? Ecco, straordinaria, nel senso che comunque si portano dietro e vincere qualcosa non è facile. Ci sono tanti calciatori che passano, pochi riescono a realmente a vincere, ad imprimere magari un qualcosa di storico, no, nella propria carriera. Vincere una coppa vuol dire lasciare il proprio segno. Pensate che io ho vinto una Coppa Italia con la Lazio, ad esempio, e la Lazio ne ha vinte 6 in 110, 100 passa anni di storia. Quindi vuol dire che sei stato in quella formazione, sei stata una delle 6 formazioni in 110 anni di storia. Quindi sicuramente è qualcosa di importante e è il culmine di quelli che sono magari un lavoro, una strada, un percorso per ottenere magari risultati importanti. Quindi quando hai ottenuto, ecco qui che ci sono tante sensazioni. Ti porti dietro tanti aspetti, dici, ecco perché ho sacrificato in passato la mia famiglia per ottenere un risultato così importante, e quindi ti gratifica tanto. Ti è venuta mai la voglia di mandare tutto quel paese? Qualche volta sì, ma è naturale, penso che qualche volta ci siano, nel nostro percorso ci siano dei momenti che sei felice e dei momenti che sei triste, dei momenti che ti senti super esaltato perché hai fatto un gol e momenti super depresso perché hai perso una partita e magari l'hai persa per colpa tua perché hai combinato un errore. Quindi sicuramente ci sono quei momenti di abbattimento, magari che uno vorrebbe mandare tutto a quel paese, dice basta, mi libero di questa situazione. Però secondo me la bravura di ognuno di noi è quella di cercare di superare gli ostacoli, no? Che ci vengono di fronte. Quindi bisogna sempre cercare di essere più forti, tra virgolette, di essere sempre più capaci. E quando ci sono quei momenti di difficoltà, magari cercare di superarli nel modo migliore, ecco. Secondo me a volte mandare tutto a quel paese è un modo più semplice, no? Ma non è, secondo me, il modo migliore, ecco. Qual è la squadra, la differenza della squadra che passa fra la Nocerina e un'altra squadra? Perché non ho allenato un'altra squadra e proprio la Nocerina? Ho allenato la Nocerina perché mi hanno chiamato, mi hanno dato quell'opportunità e sono andato lì a Nocera ad allenare. Dove fine a Nocera? Sì, 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 è un bel Nocera posto. Nocera Umbra, no? No, Nocera Inferiore, vicino a Salerno, sì, sì, ci sono diverse Nocere. In Campania. Senti Sebastiano, quale paese della Calabria stai? Io abito a Palizzi, sono nato e cresciuto a Palizzi Marina, è un comune che dista 50 km in provincia di Reggio Calabria. Reggio Calabria proprio? Sì, 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 sì. Io sono stato a Gallico. Gallico, sì. Dista 10-15 km da Reggio Calabria. Sì, sì. Lo conosci Siderno, provincia di Reggio Calabria? Certo, sì. Dai, di mia madre è di Siderno. Ah, di Siderno. E allora siamo mezzi compaesani siamo allora. Io sono meticcio, sono contento di essere meticcio.
Sono un bastardo. Sebastiano, c'è una cosa. C'è una cosa di voi. Sono contento di essere medici, sono che siete molto bravi. Siete molto bravi e uniti uno con l'altro. E poi i calabresi. Ma i calabresi, voi calabresi. Sì, sì. Ma anche voi salentini. Bella gente. Si mangia bene. Ma non come la Calabria. La Calabria si mangia bene. Sia in Puglia che in Calabria. Si mangia bene dappertutto. Per quale squadra tifi? Quando ero bambino tifavo per l'Inter. Poi crescendo, naturalmente, non è che la mia passione c'è sempre stata, però non ero più un tifoso, perché ero un professionista, quindi diciamo che un po' quella passione, tra virgolette, l'ho trasformata, no? Da tifoso poi sei diventato un cultore del calcio e quindi mi piace il calcio giocato, mi piacciono le belle partite, quindi non ho ben preciso magari una squadra oggi, quindi mi piace la squadra che fa il calcio più bello. Quanto è stato importante per te giocare nel campionato di Serie A? Molto, nel senso che comunque qualsiasi atleta che si avvicina alla propria attività vorrebbe arrivare al massimo livello. Quindi io ci sono riuscito, è sempre stato il sogno di un bambino, arrivare a confrontarsi con gli atleti più forti d'Italia per me era il massimo e quindi l'ho fatto, cioè ci sono riuscito, quindi l'ho fatto per ben 13 anni, ho avuto la fortuna di poter diciamo confrontarmi, no? Con gli atleti del più alto calibro, quindi diciamo che è stato un motivo di orgoglio, è un motivo di orgoglio per me. Quindi sono molto soddisfatto. Quanti campionati ha fatto a Nocera? A Nocera io ho fatto 3 anni da calciatore e 1 da allenatore. E basta. Poi sono andato in altre squadre. Come? Ho giocato nell'Hellas Verona per 2 anni, ho giocato nell'Atalanta per 3 anni, 3 anni allora, e mezzo in tutto. Squadra, sì, una bella squadra. Dopo lì. Ho giocato nella Roma per 1 anno, ho fatto 6 anni di Lazio, poi ho giocato a Parma. Ho giocato qualche anno a Parma, ho giocato 1 anno nel Lecce, ho girato un po' dappertutto. Ma l'Inter ti è mancata come squadra? L'Inter sì, no, mi è mancata, vabbè, è un grandissimo club l'Inter. Vabbè, d'altronde non è che si può giocare in tutte le squadre, quindi. Quanto ha influito la sua carriera di calciatore nell'essere oggi un buon allenatore? Mi dicono spesso che comunque per fare l'allenatore bisogna svestirsi dei panni del calciatore, no? E quindi sicuramente mi porto un vissuto che sono state tutte le esperienze che ho fatto da giocatore, no? E quindi è un bagaglio importante, però far l'allenatore significa studiare l'avversario e non significa calciare un pallone, significa mettere in campo una squadra e metterla nella condizione migliore, non significa marcare bene l'avversario. Quindi il calciatore è un mestiere, l'allenatore è un mestiere completamente diverso. Mi porto dietro un vissuto, posso dare dei consigli individuali ai giocatori, no? Però alla fine puoi fare il mio mestiere è qualcosa di diverso che fare il calciatore. Come si effettuano i cambi quando la vostra squadra, una squadra come te in questo caso alleni, e spostamenti per esempio come difesa, attacco, centrocampista? Come riesci ad individuare gli spostamenti per cambiare? Cercare sempre di mettere la mia squadra nella condizione migliore per esprimersi e quindi devo intuire dove sono le debolezze della mia squadra e casomai rafforzarla o dove ci stanno magari ho bisogno di maggiore proiezione offensiva perché sto perdendo e allora cercherò di mettere un giocatore che mi possa dare, no? Qualcosina in più, quindi in base a quelle che sono le esigenze della squadra, le esigenze del momento che vive la squadra, io devo porre delle soluzioni, quindi i miei giocatori non fanno altro che andare in campo e fare una partita, io devo essere in grado di dirigerla, tra virgolette, in panchina e condurre la mia squadra ad ottenere il risultato migliore. Che sensazioni provi quando la tua squadra subisce un gol? Io proverò una sensazione di dispiacere per i miei giocatori, però allo stesso tempo magari stimolo i miei ragazzi a reagire, no?
a fare meglio per evitare di prendere un ulteriore gol e magari di farne qualcuno, no? Quindi sicuramente il mio stimolo è sempre positivo. Quindi in linea di massima quelle che sono le mie indicazioni sono sempre a stimolare il giocatore, ma nel modo positivo, anche se prendono un gol e a me dispiace, io il mio giocatore trasmetterò sicuramente un incoraggiamento, ecco, non un rimprovero. Quindi per me deve essere sempre una visione positiva. È più deludente subire un gol da calciatore o da allenatore? È bella questa come domanda, è bella come domanda nel senso che... non lo so, forse sono due sensazioni diverse. Da calciatore le vivi all'interno di quel contesto, no? del campo, e quindi magari hai modo di sfogarti, hai modo di poter reagire in maniera anche direttamente, no? Fisicamente. E quindi da allenatore un po' ti senti un pochettino con le mani legate, non puoi entrare in campo, devi far reagire i tuoi giocatori, e quindi sicuramente è frustrante, ecco, stare in panchina e non poter entrare in campo per poter, quindi sicuramente da allenatore soffro un po' di più, ecco. Hai qualche rito scaramantico particolare prima di ogni partita? No, nessuno in particolare, non ne ho riti scaramantici, non, sicuramente quando, da giocatore facevo una serie di chiamate, chiamavo a casa, in famiglia, sentivo le persone a me più vicine, no? Per essere che tutto sì andava bene, prima di scendere in campo volevo sentirmi più sicuro, volevo sentirmi diciamo sereno, sì, perché mi preparavo, no, tra virgolette, a questo esame, e quindi prima di fare questo esame volevo diciamo rassicurarmi che attorno a me stava tutto bene, stava tutto a posto. Ma gli altri giocatori hanno veramente questi lidi scaramantici? Sì, ce li hanno, c'è tanta gente, è un aspetto psicologico, no? Un aspetto psicologico dove tu cerchi sicurezza, dove ti concentri, e quindi se un qualcosa che a te serve per concentrarti e spostare una bottiglietta due o tre volte, e allora è giusto magari tra virgolette che tu lo faccia, perché magari quel gesto a te ti dà sicurezza. E quindi secondo me, io di un mio giocatore non direi mai non farlo, perché ognuno ha il proprio equilibrio ed è giusto rispettarlo. Quante coppe ha vinto e qual è quella che le ha data maggior soddisfazione? Finali, diciamo, a livello nazionale ne ho giocate 4. Ne ho giocata una con il Parma contro la Juve a Tripoli e l'ho persa, una Supercoppa italiana. Ho giocato una Supercoppa italiana sempre con la Roma e l'ho vinta contro la Fiorentina 3-0, che è stata la prima. Ma diciamo non la sento particolarmente, è sempre una coppa che ho vinto, però non ero in campo e non essendo in campo magari non mi sentivo coinvolto al 100%, l'ho vissuta alla panchina. E poi con la Lazio ne ho vinte 2, la Coppa Italia e una Supercoppa a Pechino contro l'Inter. Sicuramente la vittoria della Coppa Italia è stata quella più forte, no? Diciamo quella lì che mi ha dato più soddisfazione, c'era un Olimpico, lo stadio Olimpico che era pieno, le maggiori autorità che c'erano, comunque un titolo italiano, è stata un'emozione fortissima, il primo titolo, diciamo, giocata, che l'ho giocata, no? Che l'ho vissuta proprio sul campo, quindi è stata una grandissima emozione. Quindi penso che diciamo, la sensazione più forte, ecco, l'ho avuta giocando quella finale. Come mai i calciatori, gli allenatori e i presidenti di calcio evadono sempre le domande dirette dei giornalisti? Ah. No, ma è una bella domanda. No, a volte comunque... a volte i giornalisti magari potrebbero travisare, no? Siccome il nostro è uno sport popolare, è seguito tantissimo comunque dalla gente, a volte si parla di calcio bevendo un caffè, si parla di calcio per strada, si parla di calcio con un amico, quindi è uno sport popolare che coinvolge. Però allo stesso tempo bisogna anche cercare, tra virgolette, di pilotare finché è possibile quelle che sono le notizie, no? Che vanno a finire poi alle persone, no? Al tifoso,
in generale, anche perché una risposta sbagliata potrebbe suscitare magari un malcontento delle persone. E quindi secondo me a volte sia i presidenti, gli allenatori e i giocatori tendono magari a dare delle risposte un po' diciamo accomodanti, o magari delle risposte un po' così generiche, ma giusto per non stuzzicare magari, che ne so, a volte quello che è l'animo delle persone. Quindi secondo me lo è per un quieto vivere, ecco, non perché devono evadere, magari non vogliono trasmettere nella maniera più sicura, ecco, più pulita e più diretta. Questa è una domanda che ci tengo molto. Bene, quindi devo rispondere bene. Secondo le tue emozioni. Vabbè. Quando eri bambino capivi di avere delle qualità calcistiche? E chi ha creduto in te per aprirti a questo successo? Io praticamente sono nato con questa passione. Io quando ero piccolina, all'età di 5 anni, racconto un aneddoto, mi sono rivolto a mia madre, avevo 5 anni, ero piccolissima, e gli ho detto: mamma, ma un giorno diventerò un campione. Ma per me era una battuta da piccolina, e mia madre mi rispose: sì, diventerai un campione. Cioè io già sognavo da piccolino, ma secondo me è un qualcosa che tu hai dentro, no? È un desiderio che hai e quindi che rincorri. Era il mio sogno da piccolino, no, fare il calciatore. Io comunque quando ero piccolo correvo dietro una palla. Poi piano piano, ma in maniera, come dicevo prima, in maniera naturale, qualcuno mi ha visto, quello dell'allenatore della squadra del paese, e mi ha detto: Sebastiano, vieni a giocare con noi. E ho iniziato a giocare così nella squadra del paese. Quindi se posso dire che chi ha creduto in me è stato l'allenatore della squadra del mio paese all'epoca, che mi ha visto giocare quando ero bambino, sì, piccolino. E poi vedevo gli altri, no, che mi riconoscevano queste qualità, dicevano: tu sei bravo, tu farai carriera, tu sei bravo. E quindi un po' mi rafforzava, perché comunque mi convinceva sempre di più che la strada che stavo percorrendo era quella giusta. E un po' naturalmente mi faceva piacere, mi faceva sempre, irrobustiva sempre di più la mia consapevolezza, no? La faceva diventare sempre più forte. E piano piano sono cresciuto come ragazzo, sono cresciuto come uomo e come atleta. E poi piano piano sono andato, diciamo, a fare un settore giovanile a Parma. Ho fatto 3 anni di scuola, si può dire, no? Il settore giovanile. E si può dire che là non avevo ben capito, mi piaceva il calcio, però mi piaceva farlo tra gli amici. Non era per me, non era scattata quella scintilla, no? Che poi mi avrebbe portato a farla diventare un mestiere. Per fare un mestiere poi significa curare particolari, significa staccarsi dalla famiglia, significa seguire quel percorso, che è un percorso molto impegnativo. E quindi l'ho fatto in maniera, diciamo, successiva. Ho preso, tra virgolette, qualche scappellotto, diciamo. La mia carriera mi ha dato anche non solo cose belle, ma all'inizio anche qualche tiratina di orecchie, diciamo così, qualche piccola defiance. Ho sbagliato qualcosina, però quell'errore mi ha fatto capire che la strada mia era quella di fare il calciatore, perché ho iniziato a correre ancora più forte, ho iniziato a rincorrere il mio desiderio ancora più forte. È stata quella scintilla che mi ha fatto poi diventare calciatore, no? La voglia di diventare calciatore, di dire: la mia voglia e il mio sogno da bambino lo farò diventare realtà. Ma la prova ancora quella nostalgia da quando eri bambino, che giocavi magari nei campetti, e vederti oggi con un sogno che si è realizzato per te? Sì, per me è una visione un po' diversa, perché ho avuto la fortuna di farlo diventare quel sogno, l'ho fatto diventare realtà. E quindi per me oggi è un modo, è una prospettiva, è un modo di vivere, di vedere quello che ero bambino con soddisfazione. Perché dico: hai visto quando eri piccolino che corri dietro una palla? Oggi sei diventato adulto, sei diventato, che ne so, un personaggio pubblico, sei diventato un calciatore importante, hai giocato per tanti anni in Serie A, hai vinto anche qualcosa. Che un conto giocare, un conto partecipare, tra virgolette, un conto vincere. Cioè, tutti vogliono vincere, pochi ci riescono. Quindi aver vinto 3 coppe per me è stato qualcosa di importante. Vuol dire che sono stato ad un livello molto molto alto. Quindi per me è solo motivo di grande soddisfazione quando mi guardo un po' indietro. Soddisfatto quelle che erano le tue aspettative?
No, Perché ti aspettavi una risposta particolare da me? Perché ti aspettavi? Adesso faccio io le domande, perché, quindi mettila. Io praticamente da molto che non gioco a calcio e da bambino ero un grande, nell'umiltà però lo dico, non per fare qualcosa di importante per i miei confronti. Sapevo molto giocare a pallone, ma ero bravissimo proprio che la gente quando mi vedeva che si facevano i campionati quando avevi 6-7 anni nell'oratorio, provo ancora quell'emozione quando vedo i giocatori, ricordo quella mia infanzia quando la gente aspettava a me a fare un gol, mi battevano le mani, mi imploravano. Certo. Allora non aver avuto la fortuna, se si può dire fortuna, di fare un percorso calcistico da professore. Sì. La fortuna non esiste, bisogna pizzicarla però. Sì, perché la fortuna c'è anche quella. Io ho sempre pensato che il treno lo si aspetta non tra virgolette stando lì mano nelle mani e aspettando che arrivi qualcosa dall'alto, ma bisogna prepararsi e aspettare quel momento, e quando arriva, se sei pronto, lo prendi. Quindi per me è stato quello, no? Impegnarmi tutti i giorni a aspettare che arrivasse quel treno. Quindi, ed è passato, ho avuto la fortuna, ho avuto la bravura, un insieme di condizioni, no? Che mi hanno favorito. Che rapporto hai con i ragazzi che alleni? Molto buono, molto buono. Io tutt'oggi ricevo magari delle telefonate di ragazzi che ho allenato, no? Mi chiamano per sentire: mister, allora come sta? Cosa fa il prossimo anno? Allora dove va a allenare? Ho un rapporto molto buono, è un rapporto comunque sempre diretto, schietto, molto sincero. Mi metto nei loro panni, so che magari non è facile e quindi a volte le mie indicazioni sono indicazioni un po' più severe, ma lo faccio per il loro bene e lo faccio per farli maturare, quindi loro questo lo capiscono e quindi gli fa piacere, si instaura un buon rapporto. Che guadagno ha un giocatore e qual è stata la società che ti ha pagato meglio? No, diciamo che comunque il circuito del calcio è un circuito, è un circo, diciamo, dove girano parecchi soldi. Il mio compenso è cresciuto mano a mano che cresceva, diciamo, la categoria. Quindi mano a mano che crescevo, sono partito da ragazzino che mi davano giusto per un rimborso spese e poi piano piano iniziavano a pagarmi. È normale che comunque ti pagano bene, quando inizi a crescere, a arrivare a certi livelli, a certe categorie, diventi uno dei pochi, ed essendo uno dei pochi ti pagano bene. Perché comunque se pensiamo che ce ne stanno, ad esempio, adesso ci sono tanti stranieri, ma in Italia ci stanno, ad esempio, di squadre, ci sono 20 squadre, per ogni squadra 20 giocatori, e quindi facciamo un calcolo, sono 400 atleti, però 400 atleti in tutta Italia sono pochi, quindi quei pochi che arrivano in Serie A sono ben pagati. Quindi sicuramente io, ad esempio, sia alla Roma che alla Lazio ho guadagnato bene. Quindi. Quale squadra ti piacerebbe allenare? Quale squadra mi piacerebbe allenare? No, sicuramente dire... Osa. Devo usare? No. Sicuramente osa. Per un allenatore l'aspirazione non deve essere mai un limite, no? Dire no, io mi accontento. Uno non si deve accontentare. Deve aspirare al massimo. A me piacerebbe allenare la nazionale, dico così, mi piacerebbe allenare la nazionale per il massimo livello, perché penso quello che non sono riuscito ad arrivare da calciatore vorrei arrivarci da allenatore. C'hai ragione. Che rapporto hai con il presidente della squadra che alleni? Quello che ho avuto in passato, perché adesso non sto allenando, molto buono. Un rapporto comunque diretto, diciamo che ci sono tre figure che ruotano attorno alla squadra, che è l'allenatore, il direttore sportivo e il presidente. Quindi bisogna avere sempre una giusta armonia, no? Fra questa triade, chiamiamola così. Quindi molto buono, col presidente sempre buono. Sì. Qual è la tua opinione sull'attuale situazione dell'Unione Sportiva Lecce dopo gli ultimi eventi che abbiamo visto sui giornali? Questo è un periodo che Lecce non sta vivendo un buon periodo calcistico, si trova nella terza divisione,
diciamo, nella Lega Pro, quindi per il Lecce che ha sempre vissuto comunque annate strepitose ai massimi livelli in Serie A, quindi vederla oggi nella Lega Pro sicuramente non è un gran bel vedere, diciamo. Ci sono state delle difficoltà, le difficoltà si superano, ecco, quindi speriamo che l'anno successivo sia l'anno buono per far ritornare di nuovo il Lecce in Serie B. Per quanto riguarda il momento, tra virgolette, di quello che ha suscitato un po' il malcontento di qualche tifoso, io, come ho detto prima, lo rifiuto, non l'accetto, lo rinnego, non è una cosa che mi appartiene. Io penso che il calcio sia passione, ma sia divertimento, gioia, un modo per stare insieme, per socializzare, ma non per distruggere, quindi penso che la distruzione non appartiene, ecco, al gioco del calcio. Al di là dei suoi successi nel mondo del calcio, quando giungerà al termine della sua carriera, cosa vorrebbe che ci fosse scritto nella sua biografia? Nella mia biografia? È una bella domanda questa qui, è molto, molto interessante, molto profonda. Io ho sempre... Ho incontrato tante persone, no, nella mia carriera, però sicuramente ci sono state delle persone che sono state decisive, no? Ed in particolar modo magari la mia famiglia, che l'ho sentita sempre vicino e mi hanno stimolato a dare sempre di più, ecco. Durante il nostro percorso di vita si incontrano tante persone, a volte persone valide e belle, e a volte anche persone un po' così, meno belle. E il fatto di poter scrivere nella mia biografia, no? Poter dire di dedicare quello che è stato il mio percorso di successi alla mia famiglia, a quelle che sono state le persone che più mi hanno aiutato, sicuramente, ecco, è il mio pensiero che comunque lasciare, dire ok, questi 15-20 anni di mia vita che ho fatto professionale la voglio dedicare a voi. Penso che sia la cosa che a me personalmente mi sarebbe piaciuto fare. Ho fatto un'altra domanda, dove stava scritto se hai mai anteposto la tua famiglia al lavoro. A questo punto forse hai risposto. O viceversa. In parte sì, nel senso che a volte per rincorrere il mio sogno e per trovare una prospettiva lavorativa nella mia vita, no? Magari ho trascurato la mia famiglia, i miei amici, ho trascurato i luoghi dove sono cresciuto io, un po' li ho trascurati per rincorrere il mio sogno. C'è sicuramente un aspetto egoistico in questo qua, però allo stesso tempo penso che chi ti vuole bene ti capisce, ti comprende e sa che tu quello che stai facendo lo stai facendo per il tuo bene e per quello che è il tuo futuro. Quindi la mia famiglia in questo mi è stata sempre vicino, mi ha appoggiato e mi ha dato grande sostegno, e penso che alla fine oggi, apposta dico in questa biografia, posso dedicarla a loro, forse perché ho sacrificato a loro parte della mia vita e quindi ho rinunciato, loro hanno rinunciato a me, e quindi penso che solo più loro che si possono dedicare questo premio. Ecco. Sei mai stato costretto ad anteporre le esigenze del mondo del calcio ai tuoi valori personali? E in che modo? E cosa ha prevalso alla fine? Sicuramente ci sono stati dei momenti dove magari devi anteporre, come dicevi te, no? Quello che è i tuoi valori. Magari al gioco del calcio, a situazioni, no, che si vivono attorno al calcio. Io ho cercato sempre di portare avanti i miei valori, il mio modo di vivere, il mio modo di esprimermi, il mio modo di rapportarmi con le persone, però ci sono dei momenti contingenti, no, che ti devono un pochettino sviare, tra virgolette. Io ho cercato sempre di mantenere un giusto equilibrio, no? Non essere troppo rigido, non essere nemmeno troppo, ecco, troppo accondiscendente. Quindi ho cercato sempre di gestirlo nella maniera più democratica possibile. Che emozione hai provato nel fare il primo gol della tua carriera? Fortissima, nel senso che comunque voglio raccontare un aneddoto di quando ho fatto il primo gol in Serie A, no? Un mio caro amico mi dice: guarda, se fai un gol in Serie A ti regalo un telefonino. Siccome era il primo periodo che c'erano tutti questi telefonini bellissimi,
Non ci potevo credere, ho detto sì, figurati, mi regali un telefonino. Beh, alla terza partita, no, alla quinta partita di campionato di Serie A del lontano 1996 in un Reggiana-Verona, faccio gol. Perdavamo 2-1 e io faccio il 2-2 sullo scadere e la partita finisce 2-2. Emozione fortissima, non sapevo chi abbracciare per primo perché ero talmente tanto una scossa di adrenalina fortissima. Non sapevo chi abbracciare, era fortissimo, non sapevo cosa fare, un'emozione che non conosci, non sai come gestirla, e così è stato, non sapevo come gestirla questa emozione, ho abbracciato tutti. Alla fine ho chiamato questo mio amico e gli facevo, oh, prepara il telefonino perché arrivo, vedrai che mi dovrei regalare il telefonino, e così è stato, mi ha regalato il telefonino e non solo un'emozione forte ma anche il piacere di ricevere anche un premio, quindi... Quando è stato un bel iniziato a giocare nel campionato italiano? Quanti anni avevi? Quando ho iniziato a giocare in Serie A? Sì. 23 anni, sì. 96, sì, 23 anni. Dici che è un po' tardi come età? Un po' sì. Dovevo arrivare qualche anno prima, però la scalata è stata dura, credimi. Quindi non è stata facile. Meglio tardi che mai, poi. Ci spieghi il motivo per cui, a contare di tanti suoi colleghi, ha sempre scelto di non stare troppo sotto i riflettori mediatici? Questa è un'altra bella domanda, è vero, non mi è mai piaciuto perché ognuno ha un proprio modo di esprimersi, no? E quindi mi piaceva più vivere la mia vita professionale e soprattutto la mia vita intima nella maniera più mia, non concedendomi agli altri. Quindi oggi magari tanti lo fanno, ma lo fanno secondo me anche per mostrarsi, no? Io il mio carattere magari era più stato sempre un pochettino più chiuso, magari forse più riservato, sì, un po' più riservato, e quindi magari non ero propenso a far vedere agli altri quella che è la mia vita privata. È stata un'arma troppo bella quella che ha usato. Dici? No, sta scherzando. Quella è una persona che secondo me riceve anche l'umiltà. Certo. Invece di essere sempre al primo piano, tu hai scelto praticamente di stare nascosto dalle telecamere ma vivere l'emozione sul campo per quello che valevi e per l'emozione che provavi. Quella secondo me è una misura molto bella da calciatore. Bravo. Grazie. Bravo. Grazie a te. Sì. Pensato pure la coppa. Ah beh, io lo sapevo, però nessuno me l'ha mai affermato. E allora ho voluto. Vabbè, io pure aspetto la foto pure. Certo, la porterò. Quando è stata la finale del contro l'Inter? 2005. Se non mi sbaglio era nel 2000. No.